Alla Fiera di Cesena torna in presenza, dopo 2 anni di limitazione dettate dalla pandemia, l'Assemblea dei dirigenti quadri della Società Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati CONAD, presentato il bilancio 2021 e le previsioni per il 2022, che si presenta già come un anno difficile a causa della situazione geopolitica dettata dal conflitto in Ucraina e il cospicuo aumento dei prezzi dell'energia. Già all'inizio dell'anno avevamo avuto questi aumenti dei costi energetici e delle materie prime e poi purtroppo con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia questo ha determinato un inasprimento ulteriore non solo dei costi, ma addirittura abbiamo problemi nel trovare le materie prime e naturalmente oltre a un problema di approvvigionamento c'è un problema di tenuta dei conti economici, dei negozi, della cooperativa rispetto a questi costi. Stiamo cercando naturalmente di scaricare il meno possibile i costi sui consumatori, ma è evidente che l'inflazione alimentare c'è, stiamo anche vedendo dei cambi veri di comportamento dei consumatori che tendono a spendere meno, a scegliere prodotti che costano meno e questo naturalmente ci preoccupa perché è il segnale di una recessione nei consumi che potrebbe perdurare nel tempo ed essere problematica. Oggi la vostra assemblea è un grande protagonista come Romano Prodi, cosa succederà se dovesse prolungarsi la situazione economica internazionale e il conflitto? Evidentemente dovremo in qualche modo ricostruire da un lato delle filiere di approvvigionamento perché molte materie prime venivano da quei paesi, sono paesi produttori agricoli e quindi dovremo trovare zone di produzione nuove, ma dall'altro soprattutto dovremo modificare anche degli approcci, io credo, legati ai temi energetici perché l'Italia è sostanzialmente un paese esclusivamente importatore, questo ci sta facendo schizzare i costi alle stelle e dovremo da un lato, stiamo vedendo in questi giorni la ricerca affannosa di nuovi mercati di approvvigionamento delle fonti energetiche, ma io credo che se non avremo una politica reale di produzione di energia nel nostro paese, anche superando diciamo tabù paesaggistici o del passato, non ne usciremo fuori. In base a queste problematiche, secondo lei ci saranno anche dei cambiamenti nella strategia di CIA CONAD per i prossimi anni? Ma da un lato naturalmente il nostro obiettivo è quello di continuare a dare più convenienza possibile ai consumatori, quindi cerchiamo di tenere controllati per quanto possibile i costi, di differenziare le fonti di approvvigionamento, di favorire ancora di più il nostro prodotto a marchio perché si basa sulle nostre filiere produttive e quindi ha dei costi più contenuti accanto a qualità di grande livello e quindi cerchiamo evidentemente di forzare quello che è la nostra politica di convenienza. Dall'altro sicuramente adotteremo anche modalità di risparmio energetica nei punti vendita, lo stiamo già facendo in qualche modo, perché il tema vero in questo momento è il costo energetico che è ingestibile. I consumi sono cambiati, i consumatori sono cambiati in questa che pandemia che è stata definita, l'ha detto anche lei nella sua relazione, una tempesta perfetta. E in questo come vi siete riorganizzati e poi anche sul piano dell'occupazione, che tipo di strategia avete messo in atto? Sì, i consumatori stanno riposizionando i loro acquisti, stanno modificando i loro atteggiamenti di spesa. Noi, come dicevo prima, stiamo cercando di favorire la ricerca di convenienza, spingendo sul prodotto a marchio, spingendo sui prezzi continuativi. Fortunatamente già da alcuni anni abbiamo modificato le politiche commerciali, riducendo le attività promozionali e spingendo sui prezzi bassi tutti i giorni. Questo ci sta aiutando. Dall'altro sicuramente veniamo da anni di forte sviluppo dell'occupazione nei punti vendita e in cooperativa, abbiamo realizzato una fase di sviluppo molto importante, solo negli ultimi 5 anni siamo cresciuti oltre il 60% del fatturato e quindi questo ha portato a una forte crescita occupazionale in cooperativa nei punti vendita. Oggi evidentemente stiamo rifiatando, cerchiamo anche qui trovare equilibri diversi rispetto al passato da un punto di vista occupazionale. È evidente però che il nostro è un mestiere che, oltre che essere energivoro perché consumiamo energia, è un mestiere che consuma lavoro. Lavoro tra l'altro professionalizzato perché nei punti vendita abbiamo necessità di professionisti della distribuzione alimentare. Quindi in realtà da questo punto di vista l'obiettivo è professionalizzare ancora di più le nostre persone, fare in modo che la nostra offerta, oltre che essere conveniente, sia fatta da professionisti che facciano la differenza rispetto ai concorrenti, perché questa è una fase di mercato che produrrà inevitabilmente una forte selezione. Oggi viene presentato per la prima volta il bilancio del 2021, ci può dare una panoramica di quelli che sono stati i dati diffusi?
Sì, direi che il 2021 per il nostro sistema è stato un ottimo anno. Abbiamo visto un aumento delle vendite e soprattutto un aumento delle presenze, che per noi è la conferma del buon operato del nostro sistema. Sicuramente il 2022, come per tutte le aziende, prevederà nel lungo periodo delle difficoltà, ma la nostra struttura è pronta ad affrontare anche le sfide più ardue, come quelle che sicuramente ci aspetteranno. Voi siete operativi da Milano fino al Friuli Venezia Giulia, Veneto, Romagna, Marche. In questo momento invece qual è la situazione delle famiglie, del risparmio e della spesa? In questo momento la sensazione che abbiamo noi è che ci sia estrema difficoltà e oculatezza. L'inflazione sicuramente nel 2022 galopperà, sta dando già i primi segnali, ma il consumatore è attento alle proprie economie familiari, quindi abbiamo già notato dei cambiamenti di comportamento, si sta più attenti a determinati prodotti che vanno a finire nel carrello, più attenzione alle promozioni che in questi ultimi anni magari invece hanno subito delle contrazioni. E quindi la gente sta attendendo, le famiglie stanno cercando di far equilibrare il bilancio senza magari rinunciare a dei beni primari. Le sfide future quindi quali saranno? Ha detto che il 2022 sarà comunque un anno non facile. Per noi che siamo una cooperativa di imprenditori sarà salvaguardare i nostri associati, perché sicuramente il 2022 avrà un impatto pesante nei nostri bilanci. Parliamo di costi energetici, noi siamo aziende energivore, frigoriferi, celle e quant'altro, sicuramente vanno a incidere i nostri bilanci. Ma un po' come dicevo prima, la nostra cooperativa ha 60 anni di storia, per fortuna chi ha operato prima di noi ha lasciato in eredità un patrimonio morale ed economico importante, e in questi casi, sono proprio in questi momenti che bisogna tirare fuori un po' quelle che sono le vecchie abitudini, credo. Oggi un grande protagonista della scena politica ed economica internazionale, Romano Prodi, alla vostra assemblea. Sì, per noi è un piacere, ma soprattutto un onore avere il professore, perché il suo incarico sarebbe lunghissimo, alla nostra assemblea. Sicuramente una persona che ha fatto tanto per il nostro territorio, credo per il nostro paese, saprà darci degli spunti da cogliere anche per proprio questo 2022, che sarà praticamente complicato. Spero che la politica, la vera politica, è nel dialogo. Perché secondo lei ancora non si è arrivati a una soluzione? Perché ciascuno dei due contendenti pensa di uscire contendenti, cioè un invasore e un invaso, non è che siano due contendenti, ma ciascuno pensa o di vincere o di resistere, e nessuno è disposto a mediare, a trovare il punto di mediazione. Per quello che vi dico, guardate, o intervengono i due grandi dominatori del mondo, che sono gli Stati Uniti o la Cina, oppure non si fa nulla. Lei ha detto sia le sanzioni su gas e petrolio, ma anche chi impone le sanzioni ha delle conseguenze. Terribili, evidente, insomma. No? Noi potremmo non avere conseguenze negative se potessimo prendere gas a ugual prezzo da altri e metterlo nelle nostre bombole. Questo non lo possiamo fare e quindi le conseguenze negative ci sono. Che cosa succederà in Francia se a vincere sarà la Le Pen? Non vincerà. Come cambiano gli equilibri geopolitici e economici a livello mondiale in questo momento, anche in vista di un conflitto che potrebbe durare diversi anni? Ma ormai nel mondo ci sono due grandi superpotenze, una stabilizzata che sono gli Stati Uniti e l'altra in via di crescita che è la Cina. Io non vedo un cambiamento di scenario molto imminente, no? Ad esempio in questo momento un grande attore è la Russia, però, lo dico sempre ai miei studenti, quindi forse sono anche noioso, ricordiamoci che la Cina cresce di una Russia all'anno, quindi il padrone della Russia è la Cina. Presidente, oggi siamo all'assemblea dei quadri dirigenti di una grande cooperativa, quell'idea ha ancora un valore, l'idea mutualistica. C'è più valore di prima, cioè attenzione che dopo 30 anni di individualismo sfrenato, eccetera, non dico che abbiamo cambiato la testa, ma un po' sì, cioè si sta cominciando a capire, a livello popolare tanto, a livello di governi un po' meno,
ma che un minimo di maggiore solidarietà giova. E questo vale, non vale mica solo per la grande politica, Questo sta cominciando a penetrare anche nella vita quotidiana, bene correre, bene il primato, bene eccetera, però se non c'è un minimo di coesione non serve nulla arrivare primi.